Buon pomeriggio a tutti da Milanista Park. Siamo qui in un nuovissimo video, come promesso l'ultima volta che oggi portavo il video del il calendario della Serie A. Ed eccoci qua. Come iniziamo che prima inizia la Coppa Italia. Si è confermato, inizia il 12 di giugno, dovrebbe finire il 17 di giugno. Si giocherebbe i ritorni di semifinale e poi la finale. Dovrebbe essere Juventus Milan e l'altra dovrebbe essere Inter-Napoli, cioè Napoli-Inter. Dovrebbe essere la trasferta a Milan, a Napoli per l'Inter e a Torino per il Milan. Così dovrebbe essere le partite. Si comincia la Serie A giorno 20 con i recuperi, quindi giocheranno l'Inter, Sassuolo, l'Atalanta, c'è Verona Cagliari, Parma Cagliari, il Verona mi sembra, però non ricordo bene le partite. Comunque, da recuperare. Il Milan giocherà il 22 lunedì giugno alle ore 19:30. Il Milan affronterà dunque la trasferta di Lecce, e poi il calendario della sera dovrebbe finire il 2 agosto. Questa Serie A sarà suddivisa in più o meno 3 partite a settimana, minimo 2 partite a settimana. Ci saranno soltanto 6 giorni senza partite, quindi in tutta l'estate. Quindi capiamo che è un tour de force per quest'anno, per il campionato italiano, per poterlo finire e portarlo a termine. Sempre se tutto andrebbe bene, se non ci sarà un altro blocco. Ma mi auguro di no. Mi auguro di no, perché sarebbe davvero un crollo per l'Italia e sicuramente pure per tutte le altre parti del mondo, se ci sarebbe un altro blocco per questa pandemia. Oltre alla casa pandemia, bisognava contare il fattore sole, caldo, perché in estate sappiamo in Italia, in mo molte parti dell'Italia, ma si può dire quasi dappertutto in Italia, ma il caldo estivo si fa sentire, quindi sarà difficile fare partite. I pomeriggi infatti saranno suddivise tutte le partite verso le 7:30 e la sera, per evitare il caldo estivo, che è molto duro da sopportare, soprattutto per quando si fa attività fisica pure professionistica, come una partita di calcio. È davvero difficile, e soprattutto in Coppa Italia, dove ci potrebbero essere pure i supplementari per calci di rigore. Dunque, il video finisce qua. Anzi, prima di finire il video voglio precisare, sono contento per la riapertura del campionato, solo se si fa in sicurezza, e come sta dimostrando per ora il piano che hanno organizzato è un piano di sicurezza, quindi io lo accetto e sono volentieri d'accordo per la riapertura del campionato, anche se magari se non riaprire il campionato. Per me non è che cambiamo molto, perché comunque quando si parla di salute va prima su tutto, soprattutto pure agli atleti che sono comunque persone come noi e vanno tutelate. Sono lavoratori e vanno tutelati. Tutti noi dovremmo essere tutelati. Quindi il video finisce qua. Ci vediamo in un prossimo video che uscirà lunedì, che ne abbiamo 8.
lunedì 8 giugno, sempre che ci sono notizie da riportare, lunedì uscirà il video aggiornamento. In caso la prima data utile della notizia, vi porto il video. Ci vediamo quindi nel prossimo video, nel bene e male. Anzi, vi ricordo di commentare, mettere un like e condividere questo video, commentare se vi è piaciuto, no, se proprio se vi è piaciuto, quello che condividere per la strutturazione calendario e cosa non condividere. Quindi vi invito pure a passare nelle pagine social, Facebook, Instagram, Milanista Pazzo, su TikTok, Milanista Pazzo Official. E nel bene e nel male, forza Mila e forza Italia. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti. Qui in un nuovissimo video, come promesso l'ultima volta che oggi portavo il video del calendario della Serie A. Ed eccoci qua. Come iniziamo che prima inizia la Coppa Italia. Si è confermato. Inizia il 12 di giugno, dovrebbe finire il 17 di giugno. Si giocherebbe i ritorni di semifinale e poi la finale. Dovrebbe essere Juventus Milan e l'altra dovrebbe essere Inter-Napoli, cioè Napoli-Inter. Dovrebbe essere la trasferta a Milano. Napoli per l'Inter e a Torino per il Milan. Così dovrebbe essere le partite. Si comincia la Serie A giorno 20 con i recuperi. Quindi giocheranno l'Inter, Sassuolo, l'Atalanta, Verona-Cagliari, Parma-Cagliari, Verona mi sembra, però non ricordo bene le partite. Comunque, da recuperare, il Milan giocherà il 22 lunedì giugno alle ore 19:30. Il Milan affronterà dunque la trasferta di Lecce, e poi il calendario della sera dovrebbe finire il 2 agosto. Quindi dunque questa serie sarà suddivisa in più o meno 3 partite a settimana, massimo 2 partite a settimana. Ci saranno soltanto 6 giorni senza partite, quindi in tutta l'estate. Quindi capiamo che è un tour de force per quest'anno, per il campionato italiano, per poterlo finire e portarlo a termine. Sempre se tutto andrebbe bene, se non ci sarà un altro blocco. Ma mi auguro di no. Mi auguro di no, perché sarebbe davvero un crollo per l'Italia e sicuramente pure per tutte le altre parti del mondo, se ci sarebbe un altro blocco per questa pandemia. Oltre alla casa pandemia, bisognava contare il fattore sole, caldo, perché in estate sappiamo in Italia, in mo molte parti dell'Italia, ma si può dire quasi dappertutto in Italia, ma il caldo estivo si fa sentire, quindi sarà difficile fare partite di pomeriggio. Infatti saranno suddivise tutte le partite verso le 7:30 e la sera, per evitare il caldo estivo, che è molto duro da sopportare, soprattutto per quando si fa attività fisica, pure professionistica, come una partita di calcio. È davvero difficile, e soprattutto in Coppa Italia, dove ci potrebbero essere pure i supplementari per i rigori. Dunque, il video finisce qua. Anzi, prima di finire il video voglio precisare che sono contento per la riapertura del campionato, solo se si fa, se
in sicurezza e come sta dimostrando per ora il piano Tango Gangaro è un piano di sicurezza, quindi io lo accetto e sono volentieri d'accordo per la riapertura del campionato, anche se magari se non riaprire il campionato per me non è che cambiava molto, perché comunque quando si parla di salute va prima su tutto, soprattutto pure agli atleti che sono comunque persone come noi e vanno tutelate, sono lavoratori e vanno tutelati, tutti noi dovremmo essere tutelati. Quindi il video finisce qua, ci vediamo in un prossimo video che uscirà lunedì che ne abbiamo 8. Sì, lunedì 8 giugno. Sempre che ci sono notizie da riportare, lunedì uscirà il video aggiornamento. In caso la prima data utile della notizia, vi porto il video. Ci vediamo quindi nel prossimo video, nel bene e male. Anzi, vi ricordo di commentare, mette un like e condividere questo video, commentare se vi è piaciuto, no, se proprio se vi è piaciuto, quello che condividere per la strutturazione del calendario e cosa non condividere. Quindi vi invito pure a passare nelle pagine social, Facebook, Instagram, Milanista Pazzo, su TikTok Milanista Pazzo Ufficiale, e né bene né male. Forza Mila e Forza Italia. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao a tutti.